Dove siamo, Antonia? Siamo con i fratelli Altieri a Ponte Pico, a Vasto, Che bei ragazzi, che ci hanno appena offerto uno splendido bicchiere di cerasuolo con il quale hanno vinto cosa, Nicola? La corona di vini buoni d'Italia, che è un premio abbastanza ambito perché sono 25.000 vini, 7.000 cantine ad essere degustate nel corso dell'anno e quindi Quindi su 25.000 vini in Italia presentati, circa 400 sono premiati con la corona che è il massimo riconoscimento. il vostro cerasuolo è È stato premiato tra i rosati. l'unico rosato Sono d'Aosta. premiati i vini autoctoni che hanno almeno 300 anni, così si dice. Sì, perché per definirsi tali autoctoni devono essere radicati proprio in quel territorio e non è possibile coltivarli altrove, cioè prendendo un Montepulciano e portandolo, che ne so, in Piemonte o in Trentino, cioè non viene fuori granché, così come se noi importassimo del Nebbiolo o altre varietà non tipiche Quindi della nostra l'importanza zona del territorio in questo caso è fondamentale. è fondamentale appena, cioè quello che noi cerchiamo di difendere quotidianamente, perché il territorio, cioè, Cioè, rappresenta la tu nostra ci cultura, dicevi che noi. qualche giorno fa parlando che i vini che vengono prodotti in questa zona, soprattutto nel Vastese, sono ottimi vini, non perché sei particolarmente di parte, ma perché? Perché, Nicola? Ma allora, è una zona molto vocata. Io non voglio parlare magari, che ne so, di tecnici, di importatori o giornalisti che passano qua. Io parlo quando capitano colleghi di altre regioni, anche stranieri a volte, e vedono, diciamo, i nostri terreni, le nostre piante, cioè, diciamo, tutto quello che in una parola si può definire pedoclima, perché loro ne hanno, diciamo, un'immediata percezione. Ci invidiano, ci dicono, ce l'avessimo noi queste cose, cioè. Eppure, nonostante questo, negli anni passati in particolare, adesso chiaramente le cose si spera che, insomma, stiano cambiando, non c'è mai stata una grande valorizzazione di questi grandi prodotti che le nostre terre riescono a darci e a donarci. Soprattutto secondo me c'è stato anche, Nicola, perdonami se sento, c'è stato anche una considerazione del ritorno alla terra, ai valori della terra, come una sorta di ritirata, no? Come chi lo sceglieva quasi come se fosse una strada, di serie Ma B. per l'esatto motivo che ti ho appena finito di dire, cioè se non ci abbiamo mai creduto, Esatto. non abbiamo mai valorizzato quello che eravamo in grado di fare, Certo. chiaramente l'abbiamo al contrario appunto sminuito e non so, le nuove generazioni se ne sono allontanate invece che avvicinarsi. Invece il vostro è un bel esempio perché è l'esempio di chi non fa questo come ritirata, è l'esempio di chi fa questo Anzi, è un come attacco. un'attività in scelta, come un'attività cool, perdonami il termine, come un'attività sexy, ma non solo perché siete due bravi Mi ragazzi. annoio, dici? Ma non solo perché siete due bravi ragazzi, ma perché obiettivamente abbiamo bisogno come territorio di comunicare, quindi valorizzare la nostra terra, i nostri prodotti e di fare scelte sexy, non di ritirata. No, ma infatti la nostra scelta in questo campo è stata il cerasuolo, perché adesso c'è una fortissima tendenza a bere in maniera diversa, quindi si cerca di bere in maniera un pochino più facile e non necessariamente bottiglie che abbiano gradazioni estremamente importanti o che siano anche al Anche perché palato con sto necessarie da caldo. abbinare. Questo caldo è necessario alla scelta. E il cerasuolo è un vino veramente forte sotto questo profilo perché si adatta benissimo a situazioni quali gli aperitivi, perché ha un colore bellissimo. Si conquista già quello, in pratica. E poi il sapore è veramente eccezionale, poi spazia molto perché è un vino che viene bene a basse gradazioni alcoliche, quindi anche a 12 gradi e mezzo si riesce ad avere qualcosina di interessante. Nel caso nostro, 14 gradi, abbiamo un cerasuolo ben robusto Distruttivo. che può accompagnare anche invece una cena, ma va tranquillo anche con gli aperitivi. Emanuele, la vostra azienda di fatto è una vecchia azienda, un'antica azienda, quando state con gli Altieri. Però nel 2006 decidete di cominciare ad imbottigliare. In realtà l'abbiamo deciso prima, però Sì, le prime bottiglie sono Avete uscite nel iniziato nel 99, in realtà. Quelle sono stata proprio il primo approccio
alla bottiglia, che poi è quella che dà il valore aggiunto al vino. Non più vino, vino da taglio, ma vino da gustare a tavola anche dopo diversi anni, perché solo con la bottiglia riesce a fare quel discorso. E 2000 poi c'è stato un secondo... Sì, poi nel 2006 diciamo, cioè fino al 2005 abbiamo fatto migliaia e migliaia di prove, cioè un sacco di... abbiamo fatto il vino in tutti i modi possibili e immaginabili, anche per imparare a farlo, perché non è che abbiamo studiato enologia, quindi di fatto voi avete messo a disposizione della vostra azienda familiare i vostri studi, che inizialmente pensavate di fare altro, dopodiché i vostri studi, le vostre esperienze le avete portate qua, le avete concentrate su questo luogo? Sì, nello specifico Nicola ha una formazione in economia e marketing, io in comunicazione pubblicitaria, quindi questi studi poi si sono rivelati essere fondamentali. Molti ci dicono, ma avete studiato enologia, agronomia? Qui quello che facciamo noi in cantina sostanzialmente è vinificare delle buone uve. La materia prima è il segreto principale. Avendo una materia prima buona, il lavoro è molto più fluido, molto più semplice. Se non c'è il prodotto non possiamo in cantina no. Comunicarlo poi è un altro compito che chiaramente richiede prima di tutto per comunicare un vino oggi bisogna stare dentro il vino, perché se lo devi comunicare come esperto di comunicazione dall'esterno viene tutta un'altra cosa che fai tu, perché diciamo quotidianamente durante tutto il corso dell'anno, che non è capito solo la vendemmia, è arrivare alla vendemmia, arrivarci nel migliore dei modi possibili, e poi ci vuole tanta pazienza perché i vini comunque non sono pronti in 2-3 mesi, e come saranno alla fine, cioè si rivelano soltanto dopo tanto tempo, in alcuni casi anni, capito? E poi la cosa più bella è che non smettono mai di stupirti, capito? Cioè, Nicola, allora, è un prodotto vivo. Sì, per poter chiudere in qualche modo questa chiacchierata sotto questa splendida capanna, voi lo chiamate pergolato, e descriveteci il vostro vino, non come l'hanno visto i coloro che vi hanno appunto premiato, come lo vedete voi ogni giorno, come potete definirlo questo vino? Ma noi amiamo farcelo dire di solito, perché noi lo facciamo, però per noi è una scoperta quotidiana. La cosa bella è che è un vino che evolve moltissimo nell'arco dei mesi, è un vino che è piacevole da aprire anche dopo anni. A me la cosa che di più di tutte mi affascina del Cerasuolo è il colore, perché riesce a dare meglio del Montepulciano l'idea di quello che è il vero rosso rubino, che sempre si sente dire, si legge nei dire. Allora, col calice in mano si riesce a capire questa cosa, che è, penso, uno dei doni della nostra uva e della nostra terra. Poi c'è tutta la componente aromatica, certo. Ce ne sono migliaia di pregi, però a me la cosa che affascina di più è sempre il colore del Cerasuolo. E poi questa componente di ceragno, no? La cerasa, che poi è la ciliegia, c'è sempre. Cerasuolo da cerasa. Ricordiamo dove siamo, in Contrada Fontefico a Vasto. Contrada Defensa. Defensa, però a Fontefico. L'azienda agricola Fontefico. Ma l'azienda non prende il nome dalla strada che sta qui, però questa è la Contrada Defensa. Quindi la Contrada è Defensa, la strada è Fontefico. C'è una strada qua vicino che passa ai nostri vicini. Da cui avete preso il nome. Siamo sul territorio di Vasto, sì. Voi però diciamo che siete più sansalvesi, gli Altieri insomma. Gli Altieri sono sansalvesi, diciamo che abbiamo messo insieme tutto il territorio, del territorio qui. Anche perché le origini per chi ci ascolta, sono di Scerni, no? Quindi avete preso tutto il territorio. Per chi ci ascolta, l'azienda agricola è anche un luogo di incontro in cui è possibile organizzare anche degli eventi e delle i nostri vini sempre, quindi noi siamo qua e ci piace proprio comunicarli insieme e spiegare il confronto poi più che altro, non è mai... Sull'azienda sentono una bellissima bandiera con su scritto Repubblica di Pontefico, allora se qualcuno vuole in qualche modo trovarsi in un'isola un po', capito, dove tutto è più tranquillo e più piacevole, fa richiesta il passaporto, potrà venire qui da loro, grazie. Ciao. Grazie.